Buonasera, pace, grazia e buonasera a tutti. Qui, come vedete, continua a fare freddo, ha nevicato sulle montagne, vi rendete conto? È come se la Viareggio ha nevicato sulle montagne. Vabbè, fa un freddo, va bene, e invece voi no, caldo, calduccio. Oh, si avvicina la data della partenza, il 19, domani è già il primo, ragazzi, mamma mia. Il 19 si parte, quindi Genova subito e poi Vercelli, Bergamo, eccetera, eccetera. Comunque metterò ancora il calendario, pubblicherò ancora il calendario, che così sappiamo tutte le date e ci vediamo, mi raccomando, portate la gente, portate, mi raccomando, portate, gli infedeli, i musulmani, i peccatori, e poi chiaramente anche i religionisti, che così vediamo di portare la buona novella a più gente possibile quando vengo, ok? Va bene, preghiera, ok. Cosa dite? Prima di incominciare facciamo una preghiera. Abba papà, grazie, 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 grazie immensamente. Grazie che sono tuo figlio prediletto, grazie che mi hai dato l'onore, la gioia, il privilegio di poter parlare a queste persone meravigliose, grazie della tua presenza, aiutami ad essere semplice, diretto e comprensibile. Grazie papà, amen. Oh, la preghiera non è magia, non è mantra, incantesimi, accordi, impegni e non è necessariamente neanche una richiesta. Cos'è davvero questa cosa meravigliosa chiamata preghiera? Oh, domenica scorsa, vi ricordate, abbiamo parlato della voce di Dio, come ascoltarla, e vi ho raccontato quella bellissima storia di Art Garfunkel e del suo amico cieco Sandy Greenberg, che ispirò il bestseller The Sound of Silence. Oh, in accordo con il concetto di un Dio che è in costante comunicazione con i suoi figli, stasera voglio parlare della preghiera. Ma prima vorrei ripetere questo preambolo. Ogni volta che mi preparo per un video, mi chiedo sempre se quanto ho da dire riuscirà ad avere ripercussioni favorevoli nella realtà quotidiana di coloro che mi ascoltano. Non mi interessano gli intricati discorsi teologici che fanno tanta confusione e alla fine lasciano il tempo che trovano nella vita delle persone. Il mio Gesù ha annunciato che non è venuto per instaurare una dottrina, né creare una religione, non è venuto neanche per promuovere un'autobiografia chiamata Bibbia. No, Gesù è venuto a portare vita, la vita di tutti i giorni, la vita a casa, la vita in ufficio, in macchina, sull'autobus, mentre siamo in vacanza e mentre lavoriamo, sotto un soffitto di gesso e sotto il cielo aperto, da soli, in mezzo alla gente, al cinema, sulla spiaggia, a pescare uomini o a pescare pesci. Vita. Per troppo tempo abbiamo relegato il Signore tra le quattro mura di un edificio chiamato Chiesa, è ora di liberarlo dalle catene del religionismo. Sentite, affermiamo a spada tratta che la tomba non è riuscita a trattenerlo, è vero, guai i cristiani dicono no, la tomba non è riuscita a trattenere Gesù, e allo stesso tempo ci creiamo una dottrina che fa proprio quello, lo trattiene. Affermiamo a spada tratta che la tomba non è riuscita, la morte non è riuscita a trattenerlo. Ma la dottrina che ci creiamo, sì. Incredibile. No, Gesù è venuto a portare Zoe, vita abbondante e meravigliosa, ma anche ordinaria, normale, giornaliera, quotidiana. Questo è quanto cerco di fare. Decidete voi se ci riesco o no. Io ci provo. Vediamo se ci riusciamo. Ok? Il mio scopo, il mio bersaglio è di potervi dare qualcosa
da consumare, da mangiare, non da mettere su un libro di annotazioni, no? Quando uno predica e tutti quanti che fanno prendono appunti. No, sì, perché poi intanto cosa ci fai con quegli appunti? No. Io vorrei darvi un qualcosa che potete portarvi a casa, mangiarvelo e che vi dia sostentamento, che vi aiuti nella vita di tutti i giorni, con la moglie, col marito, con i figli, col lavoro, con la solitudine, con le tragedie, con la gioia, con i successi. Quello che è venuto a portare Gesù, vita e vita in abbondanza. Ok, la vera preghiera. Cos'è e come riconoscerla? Oh, stasera sarà un po' diverso, non che gli altri sono diversi anche gli altri, ma sono un po' diverso, nel senso che vi darò dei concetti che dovete cercare di seguirmi, perché probabilmente non li avete mai sentiti, probabilmente non avete mai sentito quello che sto per dirvi stasera, forse sì, alcuni di voi senz'altro. Ma penso che siano dei concetti un pochino diversi dal solito, quindi vorrei che mi seguiste bene. La prima frase che voglio dirvi è che ogni tipo di preghiera è una vera preghiera se la persona desidera pregare sinceramente. Lasciatemi spiegare. Contrariamente a quanto tanti predicatori insegnano, non esiste un manuale della preghiera, come non esiste un manuale dell'amore. Oh, si può categorizzare, analizzare, enumerare, spiegare, indirizzare, ma alla fin fine non si può insegnare a nessuno come fare ad amare. Amen. Ugualmente, si può categorizzare, analizzare, enumerare, spiegare, indirizzare una persona verso la preghiera, ma non gli si può insegnare a pregare. Perché l'essenza della preghiera è quello che gli ebrei, ancora oggi, chiamano Kavanah, K-A-V-A-N-A-H, Kavanah, che letteralmente vuol dire la direzione del cuore, non quella della mente, la direzione del cuore, quel qualcosa che fa la differenza fra il vero e il fasullo, quell'atteggiamento che dice Dio è davanti a me in questo momento e mi sta ascoltando. Quando preghi, questa è la realtà, Dio è davanti a me, Dio è in me, ma è davanti a me in questo momento e mi sta ascoltando. E questo è il kavanah, la direzione del cuore, l'atteggiamento del cuore. In altre parole, credo a quello che sto facendo. Ecco perché non esiste una preghiera giusta o una preghiera sbagliata. Esiste solo onestà o messa in scena. Relazione o ripetizione, emozione e metodo. E qui di nuovo vi parlo dei cattolici, vi parlo degli evangelici, vi parlo degli ortodossi, vi parlo di tante persone che magari non pregano in virgolette come preghiamo noi, come pensiamo che gli evangelici devono pregare, come bisogna, no? Con la fede, con questo, con quello, con l'altro. Magari non pregano così, magari pregano a ripetizione, magari pregano. Però ragazzi, se esce dal cuore, se il cuore è diretto verso Dio e se c'è sincerità in quella preghiera, io vi assicuro che anche le preghiere dei cattolici vengono ascoltate da Dio, perché Dio ascolta il cuore. Gesù mette in luce apertamente la futilità di certe preghiere, quando in Matteo 6, 5 e 7 dichiara: quando pregate, non siate come gli ipocriti, perché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe o agli angoli delle piazze, per essere visti dagli uomini. Oh, quante volte io, non so, ho predicato in centinaia, forse in migliaia di chiese, e quante volte, soprattutto in Italia, in alcune denominazioni, in America e nel resto del mondo, quante volte prima di iniziare a predicare c'è il famoso momento della preghiera, no? Dove le persone si alzano e pregano e fanno la loro preghiera. E avete notato quanti non stanno pregando a Dio, stanno pregando a quelli che li stanno ascoltando. Proprio come dice Gesù qui. Quando pregate non siate come gli ipocriti che pregano per il beneficio delle orecchie di quelli che lo stanno ascoltando. Quante volte ho sentito persone predicare e io dico: ma tu non stai parlando con Dio,
Tu stai parlando con la persona che, signore, aiuta Pasquale a smettere di fare quello che sta facendo. Ma facciamo piacere, ma cos'è? Ma che tipo di preghiera è quella? Ma, prima di tutto, lasciatemi intermettere un attimino una cosa. Non pregate mai contro nessuno. Non pregate mai che la vostra volontà sia fatta nella vita di qualcun altro. Quella è stregoneria, non è preghiera. Quella è stregoneria. Cercare di imporre la tua volontà su quello che decide un altro è stregoneria. Neanche Dio lo fa. Neanche Dio lo fa. E noi cerchiamo di manipolare la volontà e il libero arbitrio degli altri con la preghiera. Comunque, quindi, prima di tutto gli ipocriti. Poi, versetto 7 dice: nel pregare non usate troppe parole come fanno i pagani, i quali pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. E qui si casca nella trappola della famosa preghiera a pappagallo, dove uno non... dove il suo cuore non è diretto a Dio, ma è diretto a, che ne so, sta pensando alla partita o a qualcos'altro, però intanto sta dicendo la preghiera. È proprio quello che fanno in tanti. Poi conclude, Gesù conclude con il versetto 8 che dice: non fate dunque come loro, poiché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima ancora che gliele chiediate. E ma allora, Marchiò, cosa serve pregare se Dio sa già ciò di cui abbiamo bisogno? Appunto, perché la vera preghiera non è una lista della spesa che la moglie dà al marito prima di mandarlo al supermercato: ah, comprami il detersivo, la mozzarella di bufala, 100 grammi di prosciutto cotto, 100 grammi di salame, due belle rotelle di pane, poi mi raccomando il dentifricio, no, la lista della spesa. Allora, no, non è la vera preghiera, non è così, non è una lista della spesa. Questo purtroppo è quanto ci è sempre stato insegnato da sempre, di chiedere a Dio, no? Quante volte abbiamo sentito: chiedete, vi sarà dato, qualsiasi cosa chiedete nel mio nome vi sarà dato. Un giorno ne parleremo, ma non è quello che voleva dire. Perché quanti di voi avete chiesto nel nome di Gesù e non vi è stato dato? Eppure dal pulpito partano di quelle: perché dovete credere con la fede, se non avete la risposta perché non avete abbastanza fede. Ed è sempre così. Manca sempre qualcosa. Ok, quindi non è una lista della spesa. Cosa ci è stato insegnato? Ci è stato insegnato prima di dire a Dio ciò di cui abbiamo bisogno. E poi gli spieghiamo come fare per ottenerlo. È vero o no? Allora, signore, io avrei bisogno del lavoro, se tu potessi far andare via quello lì, allora io piglio il lavoro, oppure ho bisogno di questo, quell'altro. E poi gli diciamo, prima gli diciamo a Dio cosa abbiamo bisogno e poi gli diciamo come fare per ottenerlo. No, non voi, solo quegli altri che non stanno seguendo stasera. Ed è triste perché come dice la Bibbia, tranquillizzatevi perché il Padre vostro già sa quello di ciò di cui avete bisogno ancora prima che glielo chiediate. Ragazzi, stiamo trattando di un essere eterno. Non puoi sorprendere Dio in nessun modo, né con il tuo peccato, né con le tue richieste, né con la tua confessione, no. Dio già sa già tutto. Ecco perché Gesù dice: sa già ciò di cui avete bisogno prima ancora che glielo chiediate. Quindi, se noi andiamo a dire a Dio, a dargli la lista della spesa e poi a dirgli come fare per farcela avere, è come la magia. È proprio come la magia, come il mantra, come i cosi, eccetera. Quante volte ho detto che la preghiera non è una bacchetta magica? Quante volte le persone mi hanno chiesto le cose
nei rapporti di matrimonio, ad esempio. No, perché allora, pastore, prega per me che il mio matrimonio vada bene. E io gli dico, amore mio, ma guarda che la preghiera non è una bacchetta magica. Vai a casa e vai a amare tua moglie. Quando hai fatto tutto quello che devi fare, hai amato tua moglie fino alla morte, come dice Efesini di fare, come ha fatto Gesù Cristo, e allora poi vieni a chiedere che magari pregherò anche per te, ma finché non hai fatto quello, sei andato, ami tua moglie, no, ma lei, tu non capisci quello che... ma allora, moglie, ti sei sottomessa a tuo marito nell'amore di Cristo, come ha fatto Cristo? Addio? No. Quindi c'è tutto un mondo di cose da rivedere prima di pregare, nel modo in cui ci è stato detto di pregare. La preghiera non è una bacchetta magica, non è un mantra col quale ipnotizziamo Dio. Fai quello che ti dico. O non è neanche una lampada di Aladino che ha bisogno di essere strofinata in un modo particolare per poter funzionare. No, la vera preghiera è la voce del cuore della creatura verso il suo creatore, fondata unicamente sulla consapevolezza della sua bontà e del suo desiderio di fare il bene della sua creatura. Ok, vi faccio un esempio. Tornando a Matteo 6, dove c'è la famosa preghiera del Padre Nostro, appunto proprio lì dove troviamo questa preghiera classica che milioni di cristiani hanno pregato per centinaia di anni. Oh, non ho tempo di inoltrarmi in profondità nei particolari di questa preghiera, nel fatto che Gesù stava parlando agli ebrei, non a noi gentili. Tanto è vero che se Marco, ma come fai a saperlo? È perché gliel'ha detto, non fate come fanno i pagani. Quindi se ha detto a questo gruppo di persone a cui sta parlando non fate come fanno i pagani, vuol dire che loro non erano pagani, quindi erano ebrei. Quindi Gesù, da rabbino ebraico, stava parlando a degli ebrei. Comunque, non ho tempo di inoltrarmi in questo. Basta sapere che non credo che in questa preghiera Gesù volesse insegnarci cosa pregare, ma come pregare. Non tanto le parole, quanto la mentalità. Qui devo far intervenire il mio amico e insegnante di greco, Walter Biancalana, con il quale ho chiarito un paio di cose che mi turbavano, che mi davano fastidio. E l'ho chiamato un paio di giorni fa e gli ho chiesto spiegazioni e lui mi ha mandato degli audio dove mi ha spiegato, ha cercato di spiegarmi, perché da professore usa delle descrizioni come se io capissi quello che dice, ma più o meno, vabbè, diciamo che 80-90% l'ho capito. Leggendo questa preghiera, tempo fa notai che Gesù si riferisce al Padre in maniera quasi scortese. Fai questo, fai quest'altro, dacci il pane quotidiano, perdonaci, liberaci. Non un per favore, non un se non ti dispiace, neanche un potresti mica, no, quasi un ordine. Leggete la... Liberaci, dacci il pane, da fare... Oh, e qui dove Walter mi ha spiegato che nel greco esistono quattro modi nell'uso di un verbo. Senza entrare nella grammatica greca che Walter ha cercato gentilmente di spiegarmi, ma che è molto complessa, questo è quanto ho capito. Il modo indicativo, quattro modi, il modo indicativo, che è il più comune, viene usato per la maggior parte come un'azione che continua nel presente. Come dire, questo è quanto si è avverato. Una dichiarazione, indicativo, ok? Questo è quanto è successo, questo è quanto si è avverato. Oh, poi c'è il congiuntivo che indica un'esortazione, come spero che possa avverarsi, spero che questo possa avverarsi. Poi c'è l'optativo che ha un valore di desiderio, tipo desidererei che questo si avverasse. Ma il modo del verbo greco che i traduttori, ricordate, Gesù non parlava greco, parlava aramaico, ebraico, quindi che i traduttori hanno assegnato a Gesù nel Padre Nostro, è l'imperativo.
che è proprio fai questo e non fare quello. Ma parli così a Dio. Questo è come Gesù parla al Padre nostro, nel Padre nostro, in Matteo 6, con il modo imperativo. Ed ecco dove scopriamo la relazione che dà motivo alla vera preghiera. Vi faccio un esempio. Supponiamo che un bambino è a letto, ok? È appena andato a letto, papà lo ha salutato, ha chiuso la porta della cameretta ed è uscito, è andato a vedere la televisione. Il bambino è a letto e vede un'ombra scura nella sua camera, ok? Ok, quel bambino non userà il modo indicativo per chiamare papà. Papà, c'è un'ombra scura nella mia camera. Modo indicativo. No. Nemmeno userà il congiuntivo. Papà, spero proprio che tu venga ad aiutarmi. Tantomeno l'optativo. Papà, vorrei tanto che tu venissi a aiutarmi. No, cosa dice il bambino? Papà, aiuto, vieni qui, subito, c'è un'ombra scura in camera mia. Imperativo, papà vieni adesso. Perché? Perché quel bambino sa che suo padre è lì vicino, conosce la sua personalità, la sua forza, il suo desiderio di aiutare e l'amore che ha per suo figlio. E quindi grida, come dice Gesù, con l'imperativo, aiutami papà adesso. E questa è la relazione dalla quale scaturisce questo tipo di relazione. O questo non vuol dire che possiamo andare in giro comandando Dio di esaudire le nostre preghiere, che sono le baggianate di alcuni predicatori, soprattutto americani, idiozia acute, ma vuol dire che quando ci rivolgiamo a Lui siamo certi della sua presenza, della sua forza, del suo desiderio di intervenire e del suo amore per noi. Sì, la preghiera è la consapevolezza che Dio è in noi, per noi, con noi, ci sta ascoltando ed è pronto ad intervenire. O a volte si può anche pregare senza dire una parola. Solo il grido, il singhiozzo, il pianto di un cuore bisognoso. E quante volte abbiamo pregato così? Paolo parla di questo in Romani 8:26, dice: nello stesso modo anche lo Spirito sovviene alle nostre debolezze perché non sappiamo ciò che dobbiamo chiedere in preghiera come si conviene. Ma lo Spirito stesso intercede per noi con sospiri ineffabili, dal greco stenagmos alla litos, gemiti, lamenti senza parole, sospiri inesprimibili. Quante volte abbiamo pregato così senza neanche rendercene conto? Quante volte? E non sto parlando di quelli che quando arriva il momento di pregare si mettono a piangere. Ne ho parlato l'altro giorno parlando della gioia, no, perché quello lì è una messa in scena. Quelli che quando sei da solo, quando sei nella tua cameretta, quando sei da solo e ti trovi davanti a questo mostro di malattia, di difficoltà, di solitudine, di quello che sta, qualsiasi cosa sta succedendo, ti blocca il cuore, non puoi neanche dire una parola, non riesci a spulciare una parola. E allora hai questi sospiri inesprimibili, questi singhiozzi, questi pianti, queste. E quante volte abbiamo pregato così senza neanche rendercene conto? Oh, un'ultima cosa. Paolo, ultima cosa però molto importante, nella sua lista di richieste fatta alla Chiesa in Tessalonica, dice una cosa che è chiave per capire la vera preghiera. Oh, leggiamo. Prima Tessalonicesi 5, dal 14 al 18, al 17. Prima Tessalonicesi 5. Qualcuno mi ha detto: mi trovo in questa situazione spesso. Sì, perché abbiamo, purtroppo, quando ci troviamo in quella situazione, invece di dare sfogo alla nostra Kavanah, la direzione del cuore che capisce che Dio è qui e che gli sto parlando e quindi non ho bisogno di parole, posso piangere, posso gridare, posso urlare, posso singhiozzare, posso,
posso fare quello che... Dio mi capisce, è una forma di preghiera. Ok. Prima Tessalonicesi 5, 14. Ora, fratelli, vi esortiamo ad ammonire i disordinati, a confortare gli scoraggiati, a sostenere i deboli, a essere pazienti verso tutti. Guardate che nessuno renda male per male ad alcuno, anzi, procacciate sempre il bene gli uni verso gli altri, verso tutti. Siate sempre allegri. Alleluia. E qui arriva la non cessate mai di pregare. E qui la traduzione è appunto è il modo imperativo. È il modo imperativo, quindi è quel non cessate mai ad adialaiptosi. Adialaiptos. Che vuol dire senza interruzione. Senza mai interrompervi. Quindi Paolo sta dicendo di pregare continuamente senza mai interrompersi. E usa il modo imperativo, per dire, in altre parole, è un ordine che dà alla Chiesa dei Tessalonicesi: pregate senza mai fermarvi, senza mai interrompervi, costantemente. Ma come posso fare? Paolo, mentre guido, al lavoro, a tavola quando i miei figli vogliono parlare, al cinema, a letto con mia moglie. Ed ecco la vera natura della preghiera. La relazione con Dio che non smette mai di essere reale, presente e viva. In ogni secondo della mia vita, Dio è come quell'amico immaginario che i bambini si creano per non sentirsi soli, che è sempre lì, non importa dove sono, non importa cosa stanno facendo, in un istante possono rivolgersi al loro amico immaginario. E io vi chiedo di... Chiaramente Dio non è un amico immaginario, Dio è il creatore dell'universo, molto, ma molto reale. Ma ricordatevi di trattarlo come quell'amico immaginario quando eravate bambini, che era sempre lì. Era sempre lì con voi. Ed ecco la natura della preghiera, ed ecco perché Paolo istruisce i Tessalonicesi a non fermarvi, ma non cessate mai di pregare, non vi interrompete mai, pregate costantemente. Come faccio? Puoi farlo soltanto se sei convinto che Dio è in te e che in ogni istante ti sente e ti ascolta. Io quante volte esco fuori, stasera sono andato fuori a fare una fotografia alle nuvole. Alcuni di voi conoscete che è uno dei miei hobby di fare le fotografie, e quante volte dico al Signore, dico: ah, papà, mamma mia, ma che bello che hai fatto. Quante volte che ho detto che Dio era di buonissimo umore quando ha fatto Hermanus, ha creato Hermanus, perché è un posto meraviglioso, e dico: complimenti, guarda che bello. Gli parlo come se fosse, perché lui è questa la preghiera senza interruzione, quella che capisci che in qualsiasi istante, non è che devi andare, oh shakabarra mandaravanza, Signore ti prego, alleluia, mentre stai guidando e fai l'incidente. No, usiamo un attimo il cervellino che Dio ci ha dato. Quella non è la preghiera senza interruzione, la preghiera senza interrompersi è una relazione tra te e Dio, che è sempre con te, come appunto quell'amico immaginario che i bambini si portavano dietro per non sentirsi soli. Sempre con me, sempre in me, sempre per me, in ogni momento sono consapevole della sua presenza, in ogni luogo mi rendo conto della possibilità del suo intervento, in qualsiasi situazione so di potermi rivolgermi a mio Dio, perché non mi lascia mai, non mi abbandona mai. La vera preghiera, e ripeto, ogni preghiera che esce dal Kavanah, dal profondo del cuore, è una preghiera valida, ben accettata da Dio, non importa quale forma dottrinale possa assumere. Ma per me, ok? Per me, per Babbo Mario, la vera preghiera è la mia relazione costante, conscia, reale, naturale e percepita con il mio Abba Papà, ogni istante della mia vita. Dovunque sia, in qualsiasi situazione mi possa trovare, con parole e senza, sapendo che lui mi sta ascoltando, sa di cosa ho bisogno, mi ama e desidera aiutarmi. Questo per me è la vera preghiera. La vera preghiera è una relazione, è una, è,
non è una richiesta, non è una mantra, non è una magia, una bacchetta magica, non è, no, è una relazione che io ho con mio papà, che quando vado a letto gli dico buonanotte. Siamo Marchio, hai 75 anni, dici buonanotte a Dio. Sì, ogni notte, ogni sera. E la mattina quando mi sveglio dico buongiorno. E se per caso di notte mi immagino di predicare o di aver bisogno di lui, gli chiedo mentre sto sognando, gli chiedo di aiutarmi. Ci sei impazzito? Sì, sono impazzito d'amore. Prima per il mio Dio, poi per mia moglie. È quella la relazione di cui vi sto parlando. Vi sto parlando di quella cosa che è continuamente in te, Dio. Pensate a quell'amico invisibile, ok? Quell'amico invisibile che è sempre con voi, che chiaramente non è invisibile, il vostro spirito lo vede benissimo, ma che è sempre in voi, con voi, col quale potete parlare, col quale potete discutere, col quale vi potete arrabbiare. Non c'è nessun problema ad arrabbiarsi con Dio. Non c'è nessun problema, vi assicuro, non c'è nessun problema a dire, ma possibile, ma ti ho chiesto di fare, è possibile che non, ma ancora non è successo niente, dai, dammi una mano, aiutami. Non so come spiegarvi. È una relazione reale, non è, oh Dio Padre che sei nei cieli, alleluia, alleluia Signore, benedetto sia il tuo nome. Sì, prima di incominciare a parlare, diciamo 37 milioni di parole che sono tutte una ripetizione, una tiritera che abbiamo imparato a memoria. Un sacco di cristiani usano il benedetto sia il Signore come una congiunzione, o come una alleluia o amen, come se fosse una congiunzione. Noi lasciamo perdere. Comunque, quindi, la semplicità di poter parlare con Dio in ogni momento, in ogni situazione, in ogni istante, in ogni condizione, di poter, perché lui è lì e questo è il kavanah, la direzione del tuo cuore. Dirigi il tuo cuore verso, renditi conto che quando tu parli con Dio, lui è lì che ti ascolta. Non pensare che devi andare in un posto per parlare con lui, o devi parlargli attraverso una persona, no. Tu sei un figlio che si rivolge a papà come ha fatto Gesù, dacci oggi il nostro pane quotidiano. Non sta comandando a Dio, ma conosce la natura di Dio ed è per quello che può usare l'imperativo con suo padre. Aiutami papà! Non si offende, state tranquilli, non si offende. Alleluia ragazzi, cerco di incoraggiarvi a parlare. Quante volte che io dico alla gente che ha dei problemi, dico vatti a fare due passi. Io sono particolarmente privilegiato perché ho il mare a 5 minuti di cammino, faccio 100 metri per strada, attraverso la strada, e là ci sono gli scogli e la spiaggia, il mare. Quindi non tutti possono godere di questa benedizione, ma ci può essere un boschetto, ci può essere un... Ma anche se fosse una strada, che non importa, perché intanto poi tu con gli occhi dell'immaginazione puoi creare quello che vuoi, puoi creare il bosco incantato, puoi creare il mare dei Caraibi, puoi creare quello che vuoi, basta che chiudi gli occhi e immagini. Dio ci ha dato questa meravigliosa pennello soprannaturale che si chiama immaginazione, col quale possiamo dipingere, possiamo fare quello che vogliamo. E quindi parla, io dico alle persone vatti a fare due passi da solo, vai e parla con Dio, digli quello che succede, digli come ti senti, digli di cosa hai bisogno, ma parlagli ogni momento, ogni istante. Relazionati con Dio, perché quella è la vera preghiera. La vera preghiera è quella che Paolo dice: non cessate mai di pregare senza interruzione, non vi interrompete mai, pregate continuamente. E poi chiude con questo, col versetto 18, dove dice: in ogni cosa rendete grazie, perché tale è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. E qui c'è
da predicare per 30 anni, perché non dice per ogni cosa, dice in ogni cosa, perché questa è la volontà, che cosa? Il rendere grazie in ogni cosa, perché? Perché il momento che rendi grazie in ogni cosa, anche se questa cosa può essere una difficoltà, una tragedia, un qualcosa, tu rendendo grazie presenti la tua fiducia in Dio, presenti la tua fede in Dio, perché dice mi fido che tu intervieni, perché ti rendo grazie, grazie. Che, e qui c'è tutta l'idea della confessione, omologheo, homo logos, stessa parola, in altre parole rivolgersi a Dio con le parole con cui Lui si rivolge a noi. E qui c'è tutto un discorso dell'identità, della sicurezza di chi sei, della tua identità, della sicurezza della tua salvezza che non la puoi perdere, della sicurezza che i tuoi peccati tutti, passati, presenti e futuri, sono stati perdonati e quindi non hai timidezza, non hai paura di presentarti a Dio perché sai di essere a posto, giusto, retto, perfetto davanti a Dio perché Lui ti ha fatto così. Ed ecco perché puoi andare da Lui a parlargli continuamente, costantemente e a dare, a rendere grazie in ogni cosa. In ogni cosa. Gloria a Dio, ragazzi, va bene. Oh. Che lo Spirito Santo possa rivelare ad ognuno di voi la semplicità del parlare con Abba Papà ogni giorno, in ogni situazione, in qualsiasi momento, in maniera semplice, con parole normali, di qualsiasi cosa si possa aver bisogno, o unicamente per far due chiacchiere con il Dio dell'universo. Un abbraccio, ci sentiamo domenica. Un abbraccione, ciao, vi voglio bene.